Abbiamo fatto di tutto per migliorare, rendere decente, non esageriamo, rendere decente una legge che le associazioni ambientaliste hanno definito devastante e che le organizzazioni dei lavoratori, cioè i sindacati dell'edilizia, hanno chiesto di fermare per una pausa di riflessione. Non si è riusciti ad arrivare, nonostante molti miglioramenti che siamo riusciti ad introdurre, però a trovare ancora un elemento di sintesi, perché il centrodestra ha una mentalità talmente derogatoria che è pari soltanto in Calabria, per cui per loro ogni cosa che è normale nelle altre regioni italiane diventa qualcosa di bolscevico. Io spero che adesso studino per trovare la sintesi sugli altri punti, perché ovviamente cercare di venire incontro a dare misure che diano un po' di impulso all'economia si può fare, ma senza avere effetti disastrosi anche dal punto di vista dell'economia, ma anche della vivibilità della città. Voglio ricordare che comunque oggi c'è la crisi dell'edilizia, perché c'è una marea, migliaia, anzi milioni in Italia, di appartamenti invenduti, e perché ci sono milioni di precari che non possono fare il mutuo per comprarsi la casa. Quindi non è che bisogna consentire di cementificare e costruire ovunque e fare un palazzo accanto a una casetta per risolvere i problemi. Se si fanno una cosa selvagge, semplicemente si toglie valore alle case di quegli italiani che pagano il mutuo una vita per farsi la casa di proprietà. Quindi ci vuole buon senso e io confido che a settembre si arrivi a una sintesi un po' più avanzata.